Italiani, il vostro lavoro è proprio una missione, una scelta di vita che richiede grande sacrificio, grande coraggio. Dietro tutti quanti voi c'è in qualche modo una grande famiglia, visto che oggi è la festa della Sacra Famiglia. Guardate questo filmato. Il mio lavoro è una bellissima avventura, iniziata tanti anni fa. In Friuli Venezia Giulia, Udine. Tutto quello che ho fatto professionalmente mi riporta insomma su un episodio particolare che poi ti lascia il segno nella vita. È il salvataggio di Mamma Auriello fatto qualche anno fa in Afragola insieme alla squadra. Lei è una bambina allora di 11 anni, come potete ricordare ci fu quel crollo di quell'abitazione, intervenimmo subito. La famiglia ci sostiene tantissimo. A noi Vigili del Fuoco, infatti a casa a volte torni la sera un po', a volte con qualche sconforto, magari qualcosa è andato bene, insomma volevi fare un intervento diverso da quello che hai fatto. Loro svolgono un sacrificio come il nostro, sono in ansia quando siamo fuori per fare determinate cose. Il nostro lavoro comporta sacrifici enormi, nel senso che magari tutti stanno a festeggiare il Natale, noi no, siamo lontani da casa, siamo lontani dalla famiglia. E poi a un certo punto nella nostra famiglia è successo qualcosa di diciamo, possiamo dire, eccezionale. È arrivato Daniele. Sì, perché io sono una volontaria delle suore di Madre Teresa di Calcutta e un giorno ero lì per la messa. C'era questo bambino con una ragazza madre e niente, è un'esperienza bellissima perché poi quel giorno l'ho portato a casa, è entrato in famiglia e col tempo poi lo abbiamo adottato. La nostra famiglia si è allargata perché noi avevamo già due figlie e col tempo insomma abbiamo anche quattro nipoti. Per me loro sono i miei genitori veri e propri, nel senso comunque mi hanno dato tanto affetto, mi hanno cresciuto, non ho mai sentito appunto la diversità che c'era tra noi. Mi hanno dato un'istruzione, mi hanno dato una casa e mi hanno dato appunto l'amore che penso sia la cosa più importante nella vita. Sostiene appunto molti Vigili del Fuoco. Abbiamo visto una famiglia con dei figli meravigliosi. Lino, guardo